Ciao ragazzi e bentornati alla 14ª parte di Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Ok ragazzi, in questa parte qua si va al palazzo di ghiaccio. Ok, andiamo? Sì, scegli i membri. Oh, buono. Allora, sto giro facciamo no, Virizio non lo tengo, va. E invece che Dunsparce faccio Espeon. Ok, come all'inizio tipo, sempre se non mi ricordo male, che pareva avessi loro due. Oh, mappa all'esterno, che bello. Sì, insomma, è una strada senza, diciamo, una vera e propria mappa. Da un po' che non se ne vedono. Allora, Tirtuga. Oh, finalmente nuovi, come si dice, troviamo nuovi avversari, ecco. Solo un secondo. Viene sistemato tutto. Ok. Anche Palpitoad. Aio. Mi dicono che facciamo luccio, eh. Oh. Un foglia magica no. Ok, grazie. Un bel foglia magica dovevi fare, ma subito però. Ok, lì fa uguale perché tanto Brizon aveva entrambi super efficaci che fossero doppio calcio oppure foglia magica, cambiava solo danno per 2 o per 4, ma sempre super efficaci in ogni caso. Soldini. Allora, scale. Quando saranno le scale? Due saranno scale. Insomma, vabbè, ci siamo capiti, no? Doppio colpo. Espeon che sale di livello e vuole imparare qualcosa. Divinazione. Però bello forte, eh? Allora in sto caso si va. Ok. Allora. No. Ah, ok, Razorua. Beh, allora va bene. Bravo loro che mi ha sprecato braciere. Epic. Allora, Zorua, il Ponyard che accoglie soldi. Va bene. Però non era quel Ponyard perché non ho visto soldi in giro. Vabbè. Spera forza tutti. Può servire. Allora, vediamo un po'. Foglia magica. Maledetto te vigore. Ok, divinazione te l'ho fatta fallire. Scusa Espeon. Però, vabbè. Spera forza tutti. Ancora, un'altra. Madonna. Ma quante sfere. Qui servirebbe Tepig. Non ti farò uccidere? Ok, meno male. Dai, non è tanto difficile, va. Sto dungeon. Si può anche tranquillamente sorpassare, cioè passare tranquillamente. Non sorpassare, scusate. Allora, facciamo così, adesso. Madonna che c'è lì, la coda. Porca troia. Ritirata. No. Dovresti fare l'altro tipo di ritirata, sai? Ok. Uno era falso. E due sono veri, ok. Va bene, Tirtuga, ho capito. Chissà se anche qua c'è Pampurra. Porca troia. Devo ricordarmi di stare un po' tranquillo col muovere sto DS, perché purtroppo, ragazzi, lo ripeto, si muove con niente. Già. Allora, lì invece chi c'è? Un bel Piloswine. O Piloswine. Vabbè, quel che è.
braciere. Eh sì, dai, lottate un po' voi, va. Non che a me dispiace lottare, però se posso cerco di mantenere per dopo le energie. Ok, Tepig fa il 24. La madonna, se si fanno livelli qua anche troppo facilmente forse. Allora, vediamo un po' adesso. Voilà, piano 5. Ok, ma è inefficace? Ah ok, tanto fa lo stesso. Sì, però non vale, lei è senza... Oh, non vale, oh, bastardi. 2 contro 1 non è leale, insomma. Allora, oh, la vogliamo finire? Ok, lì ci sarebbero soldi. Ok, Espion riprenditi. Ok, bravi. Garanzia. Aio. Aio, 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 aio. Purtroppo però questo non è bello. Non troppo almeno. Se non per niente. Oh. Ole, intervieni, dai. Viridion, tu che sei, insomma, fortissima. Ok, adesso... Wow, quanti che dormono? No! Ah, io volevo andare a sinistra, invece sono andato a destra. A innescare una battaglia. Ah, io... Come si fa a essere così coglioni? Volevo andare a sinistra, invece... Mi sono fiondato verso destra. Ma vedi un po'. Che ha fatto Giuli? Wow! Aiuto, aiuto, aiuto! Io direi prima curarsi e poi lottare, ecco. Ok, un bel attacco coordinato, ora ci starebbe, però non contro uno e basta, no? Allora, visto che questo invece è Zorua, allora in questo caso ti è. Ole. Garanzia la tengo da parte, invece questo non ne è stato bisogno più di tanto. Ecco, adesso possiamo attivare un bellissimo... No, invece no. Adesso svanirà. Esatto, protezione. E 1, 2, 3 muoiono. Ok, perfetto. E anche io faccio il 24, perché insomma non sia mai. Falso finale? No grazie. È utile insomma nella serie principale, ma non vedo l'utilità qui invece. Vabbè, semmai dopo, quando torneremo da Scraggy nella parte 15, magari mi rileggerò la descrizione, visto che non sono stato lì tanto a vedere. Aspettate che ho visto una cosa strana. Ah, è vero. Ah, ok. Questa è una cosa che non sapevo. Cioè che supplica, se la usate Tepig, tipo... Cioè mettete che, non so, il nemico dei Poké. Praticamente i Poké non è che si aggiungono al resto degli altri Poké che avete, ma praticamente diventano uno strumento automaticamente infilato nella borsa, da quello che ho visto almeno. Ok, quel Ponyard è autentico, perché insomma per artigli, quindi taglio furia.
deve essere autentico, vero? Eh già. Dai però, nitrocarica, madonna, l'avevi quasi mirato bene anche. Ok. Allora. Bene. Possiamo andare adesso. Grazie, aiuto. Bastardo. Beh. Però sono contento che non fosse di Tirtuga, perché il rotolamento mi spaventa un pochino, eh. Prima ho quasi fatto un infarto, perché... Wow, mi ha quasi ucciso. Uff, che palle però. E se ne base, se ne va. Top. Allora, vediamo un po'. Adesso laceriamo questo tipo. Oh. Bravi. Morite tutti, Zorua. Anche se sarebbe, ripeto, bello averne uno in squadra, però nessuno vuole unirsi. Che palle! Che due scatole, insomma. Oh. Piano te con l'attacco aumentato, eh? Ok. Ok. Adesso piano 9, ole, finalmente. Poi si cambia musica. No. Filmato. Vabbè, ci sta. Filmatino per dire che cosa? Vabbè. Comunque sia, Dunsparce e Espeon stanno avendo un po' di difficoltà a respirare. E qui invece che succede? Ci sono dei blocchi di ghiaccio che fluttuano nell'aria. Ok. Il grande cristallo. Finora credevamo che fosse solo una leggenda. Però, durante questo, inizio a pensare che possa essere tutto vero. Ok. Qui c'è qualcosa che brilla, nota Tepig. Cosa sarebbe? Sono Freeze Me? Ah, ok, va bene. Dei tesori molto rari. Potremmo prenderne qualcuno? Vediamo un po', eh. Allora, parliamoci dentro, eh. Ok. Parliamo dentro del Frisma. E cosa succede in pratica? Che restituisce l'eco della voce e la parte trasparente diventa bianca. E niente, si è cristallizzata. Spiega Espeon. Ora proviamo a riscaldarlo con il fiato oppure toccandolo. Beh, sei un tipo fuoco, Tepig, scusa, che domande sarebbero? Vabbè, comunque. Ok. Bene, possiamo proseguire, gente, che io avrei anche, non so, da finire sto dungeon, eh? Dai. Però, prima di andare, Virizion, cosa ha visto? Questo Frisma è bianco. Vediamo un po', scaldiamolo. Ok, Dunsparce riscalda il Frisma. Vediamo un po'. Vediamo che sta succedendo. Chi è questo?
Ok. Grison adesso che gli succede? Anzi, che le succede in realtà. Ah, sta piangendo. Perché? Ah, è la voce di Caldeo. Oddio. Quindi è stato qua? È strano, in effetti, appunto. Non dicevo di non esserci mai stato. Troppe cose misteriose, ragazzuoli, insomma. Troppi misteri che devono essere ancora svelati. Ok. Adesso però sarei anche pronto per continuare il mio viaggio, se volete, magari no. Se non erro sono 13 piani. Spero solo che non porti sfiga questo. Vabbè, insomma, abbiamo appurato che sia la voce di Caldeo. E che è strano perché prima era una persona e poi un'altra. E quindi la lettera non sembra appunto avere senso, come dice Umbreon. E niente, insomma. Però adesso... vediamo un po'. Insomma, Tepig insiste, vuole capire tutto quanto, però non si può. E niente, oh ragazzi, dai, forza. Forza e coraggio, dai. Piano 9 fino al 13, se non erro. Se mi sbaglio invece, boh, chissà. Ah no, non cambia la musica. Ok, errore mio. Mi sembra che dopo un po' cambiasse la musica, tipo, come ho già detto, non so, in Esploratore del Cielo o anche solo, non so, in Squadra Blu, Squadra Rossa, dopo un po' che avanzavi, tipo, nelle Caverne Magma c'era una musica, tipo una traccia sonora, che tra virgolette si evolveva dopo che arrivavi tanto lontano e... c'era la host, non so, dopo quella delle Caverne Magma, quella dell'antro magma, che diventava simile ma tutto più, non so, evoluto, boh. Non so come spiegarlo, però insomma ragazzi, vabbè. Allora stavolta ti lascio mettere a segno divinazione, bene. Scusa Espion per prima, non volevo io. Allora, soldi, soldi, un Tirtuga che è falso, va bene, stavo per dire, speriamo che non mi mandi al tappeto con il rotolamento. Cioè, oddio ragazzi, non so più che sto dicendo, va bene, ma si sarà notato, insomma. Allora, e adesso? Ok, siamo qui in un punto intermedio e devo prepararmi la borsa. Anzi no, sapete cosa ragazzi, io faccio solo una cosa e poi taglio, ecco appunto, butto il seme base e niente. Stavolta ragazzi non vi faccio vedere, anzi direi che forse è il momento di tagliare. Da questa parte in poi ho deciso così. Ecco. E adesso ragazzi niente, io taglio perché devo fare delle cose off camera. A dopo, a fra poco. Bene come ragazzi. Allora si può continuare. No, non scelgo i membri perché vanno bene quelli. Ok, bene. Allora ci restano 3 piani dove la musica appunto è cambiata. Si è evoluta, non so veramente come dirlo in altre parole perché boh. Comunque ragazzi, fatto sta che mi ricorda quando tipo non so, in Squadra Blu stavi al Caverne Magma, dopo un po' c'era il varco magma che separava le due zone del dungeon e niente, l'altro magma era la parte più profonda e aveva una host a sé stante che
per tanti sembrava non essere tipo collegata per niente, alla precedente invece, ascoltando bene, si sente che è, diciamo, più profonda, più, non so, evoluta, ecco. Boh. Visto che parliamo di Mystery Dungeon e di Pokémon, boh. Mettiamo che evoluto sia l'aggettivo. Boh. Anche perché Giuli non sa come dirlo in altre parole. Ok, Tirtuda ti accetto, guarda, volentieri. Tanto c'è suo fratello Arken, tra virgolette, il fratello Fossi. Non vedo perché non può esserci anche Tirtuga, no? Ok, allora adesso invece sempre doppio colpo. Ma perché ci sto anche a pensare, va? Wow! No! Porca troia, ragazzi, ho premuto B! Ma come si fa? Come posso aver premuto B? Ma dai, Joli! Come cazzo hai fatto? Oh, dai, per fortuna un'altra occasione, va? Sfera benessere? Aspetta! Io la voglio, la sfera benessere, ma usare? Non raccogliere? Visto che con la sfiga che ho sicuramente, ragazzuoli, non riuscirò a beccare le scale subito. E magari adesso l'unico dungeon, non so, che ho preso la sfera benessere e usata, magari, chissà, mi fanno un dispetto e me le fanno trovare subito. Tanto per cambiare. Eh no, purtroppo questo è vero. Niente, pensavo tu fossi un fake solo per reclutarti. Zorua invece non posso. Oh, quanto mi mancavano i reclutamenti. Mi piacciono di più rispetto all'Intersphere, ragazzi. Non so, non mi è piaciuto perché, ripeto, trovare, diciamo, quel fattore sorpresa di dire chissà se si unirà oppure no è più divertente, secondo me. Ti gusti più il gioco, se no, cioè, è brutto sapere che dopo si unirà in ogni caso, non so, il committente, basta che fai un favore a lui. Non so, ragazzi, a me non è piaciuto sinceramente. Non so, rovina l'effetto, appunto, sorpresa, rovina quella cosa di bello che c'era prima. Cioè, in un'avventura io non mi aspetto di trovare subito alleati, invece Super Mystery Dungeon è una rottura di coglioni per me. Allora, no, Ponyard, ti ho già detto che gente che si evolve al 50 o di più non l'accetto, hai capito? Bene, si spera, perché non lo ripeto più questo io. Ok, allora, dai ragazzi, devo trovare le scale, dai, che sennò dopo c'è un dialogo che verso la fine è interminabile. Cioè, prima, nella prima parte dovrebbe essere lungo giusto, dopo però col discorso delle riflessioni su Keldeo vedrete quanto tempo si perderà. Vaffanculo, va. Ma sì, guarda, ragazzi, non ho parole io. Cioè, ci sono dialoghi molto superflui qua, non so. Allora, tutta a destra. Ok, adesso invece, vabbè, quelli lì li ignoro, tanto il 24 è un livello giustissimo. Allora, eccoci qua. E adesso che succede? Chi c'è? Chi va là? Nessuno ci risponde. Un ruggito. E infatti è un ruggito di Golark. Beh, allora è bene che non ho preso Pikachu, perché sennò qua sarebbe stato un incubo per Pikachu. E mi riferisco a Golark, ovviamente. Ok, allora i nostri nemici sono anche due Kryogonal, oltre a lui.
E niente, siccome hanno levitazione non subiscono magnitudo di Golark, che però è una mossa abbastanza, diciamo, come si dice, pericolosa, insomma, per noi. Però direi di usare una sfera forza tutti che esiste per quello. Volevo usare anche una sfera invinci tutti, però non c'è nell'inventario, dico, anche perché non l'ho trovata in giro, quindi. Allora, io devo stare attento a Cryogonal invece. Dovrebbe avere un attacco merdoso in realtà, però non è così. Mystery Dungeon rende forti quelli che sono normalmente deboli. Qui non so se vale la pena, cioè, come si dice, non so se Danspers, che non era nel team, magari me lo conta come una sconfitta, però non penso, stiamo ancora lottando infatti. Ok, questa volta Rafforza Tempera non ti ha salvato. Ok, là se la cavano anche senza di me, ho visto. E nulla ragazzi, allora adesso vediamo un po' che si fa adesso. Allora, vediamo un po'. C'è uno strano vento, un po' deboluccio. Tutti si chiedono come mai, però, essendo una cupola grande, sì, potrebbe esserci un po' di vento. Qualche corrente ci potrebbe anche stare. Allora, adesso mi chiederanno se voglio salvare l'avventura. No, pensavo me lo chiedessero. Beh, strano ragazzi, molto strano. Vabbè, comunque sia. E allora continuiamo lo stesso. Andiamo avanti, va. Allora, praticamente, che succede qua, in questa zona? Chissà quanto manca. Ok, hanno tutti il fiato corto. Che sta succedendo? Hanno tutti il fiato corto, tranne io ovviamente. Ma sarà una coincidenza che sono un essere umano io, gli altri no, magari. Anche questo è un mistero che si risolverà alla fine, insomma, che verrà rivelato alla fine. Qui invece abbiamo Kyurem davanti. In teoria dovrei essere avvantaggiato di tipo, però non si lotterà questa volta. E comunque sono solo al 24, non posso minimamente affrontare un leggendario, ecco. Ovvero Kyurem, appunto. E niente, vabbè. Ci sono un po' di leggendari qua in effetti. Ovvero Terrakion, Cobalion, poi Reshiram, poi Zekrom, poi anche Meloetta, Tornadus, Landorus e Tandorus. Ci sono un bel po' di leggendari, ragazzi. Devo dire che insomma hanno fatto un buon lavoro per quello. La Chansoft, intendo. Dai, non è proprio un gioco bruttissimo, va? Poi adesso ragazzi, anche qua io vi dico già che Kyurem è il boss finale, però adesso, cioè, il fatto che uno sia acciaio drago e sia più difficile da sconfiggere che invece che uno tipo ghiaccio drago, ragazzi, non so, io non lo definirei proprio facilissimo da battere, perché comunque se sbagli e non fai tipo dragodanza con Axiu, lui fa gelamondo e in pratica tu ti ritrovi con la vita bassa, Tepig dovrebbe essere con la vita media tipo, e nulla ragazzi, ecco, forse la colpa di gelamondo, che di potenza ne ha pochissima. Sì, ecco, in effetti ragazzi, che poi non so, anche di alga oscura in realtà, io in esploratore del cielo ho fatto abbastanza, non fatica, ma insomma me la sono cavata egregiamente, anzi, per quello. E niente, mi fa strano sentire gente che dice che
Non so. E Kyure mi fa cagare tipo come posso. Cioè, vabbè, oh. E ogni gioco ha le sue pecche. Voglio dire, ragazzi. E poi questa è la quinta generazione. Dovete rendervene conto, no? E poi Kyurem era destino che fosse un antagonista principale, tipo. Perché comunque c'è anche il film. Kyurem e il solenne spadaccino, tipo, se non erro. Comunque adesso mi pare ci sia una piccola riflessione su Keldeo. Ovvero la Virizion che si rende conto del fatto che non è stato Keldeo o nessun altro dal momento in cui ha ricevuto la lettera a cambiarla, ma è stato soltanto lei, diciamo, a impuntarsi di perdere la fiducia negli altri. E l'ha fatto tipo in maniera anche un po' così meccanica, senza accorgersene, diciamo. E niente, adesso c'è questo momento di riflessione. E nulla, va bene. Ora dovremmo andarcene, perché se no si incazza Kyurem, in quanto questa è una zona off limits, ci ha detto prima, tipo. E nulla. L'avanti c'è il gran de cristallo. E nulla. Però Ambreon non può avvicinarsi come nessun altro. Kyurem ce l'ha vietato. E niente, zona off limits. Noi semplicemente stiamo ai suoi, diciamo, ordini, cioè ci atteniamo le regole. Quello che off limits è off limits. E niente, vabbè, non siamo su GTA ovviamente, ecco, quindi se è off limits noi ce ne stiamo alla larga, appunto. Intanto qua abbiamo trovato un fottio di roba: lingotto scoppio, spina argento se non erro, e seme vita. E un'altra cosa, tipo 5000 poké. Ah, è una chiave nera anche. Ok. Benissimo. Tutti contenti. Un gran tesoro. Kyurem adesso non dovrebbe dirci niente, insomma, farci storie. E nulla. Adesso spero io di poter salvare. Oh, grazie gioco, che mi fai salvare. E niente ragazzi, la parte si conclude qua. Spero che vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e Giulio92 vi aspetta con la 15ª parte di Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. A presto!